Signore e signori, il Bocca vi presenterà stasera un piattino, un antipastino facile da eseguire, semplice, con materiale veramente poco costoso, materiale che un tempo utilizzavano i nostri avi. Io naturalmente l'ho ricreato un pochino più chiffon, ma questo è un altro problema. Farò un crostino di crema di ceci e aringa sotto sale. Naturalmente, ve l'ho detto, questi erano proprio piatti poveri. Sia il cecio che l'aringa venivano utilizzati in quantità illimitata. Guardiamo subito gli ingredienti per un tot di crostini. Gli ingredienti sono due filetti di aringa sotto sale che io ho messo dentro il latte già da un paio d'ore, così perdono tutto il sale in più che secondo me c'è e rimane un po' più delicatesse. Poi ci vuole un po' di concentrato, dei crostini tagliati e messi in forno belli arrostoliti, circa due etti di ceci, questi sono ceci nostrali del Crocino, come dice il mio amico del mercato, un po' di peperoncino, uno spicchiettino d'aglio, olio di olivo e un pochino di rosmarino. Allora, la prima cosa da fare sarà fare la nostra crema. I nostri ceci sono stati sbollentati di già, sicché sono già pronti per essere frullati. Ah, li mettete dentro il frullino, ci mettete dentro una spruzzatina di concentrato. Guardate, si fa così, si fa mezzo cucchiaino, guarda, mezzo cucchiaio di concentrato, mezzo spicchietto d'aglio. Ma questo è piccino, ce lo metto tutto intero, ve lo dico. Era un po' più grosso, mezzo, basta, avanzava. Un filino d'olio, un po' di sale, un pochino di peperoncino, questo che mi ha dato la mamma di Andrea, è del suo nipote che sta a Genova, mi ha detto una bomba, sicché ce ne vado a mettere proprio un pezzettino piccino, se no stasera lo vedi. E proprio, se ci avete proprio quelle in cima di rosmarino, di ramerino, proprio un ciuffettino di ramerino, veramente 5-6 aghi di, io le chiamo aghi, come quelli di pino, aghi di rosmarino, proprio quello in cima, quello fresh, morbido, e andiamo a frullare il tutto. Dovrà venire una crema spalmabile la nostra, no? Liquida, mi raccomando, che scolateli bene e andiamo. Se vedete che è troppo densa, cioè aggiungete, osservatevi un pochino dell'acqua di bollitura, mi raccomando, o se no ci mettete un po' d'olio a far ammorbidire il tutto. Ecco preparata la nostra crema, la potete vedere, è molto spalmabile questa, ve lo dice in Bocca, guardate che bellezza. Ci aggiungiamo un altro proprio filino d'olio. A questo punto abbiamo fatto la nostra crema, lo dovevamo mettere a asciugare i nostri filetti di aringa, mi raccomando, la scolate bene dal latte, la mettete su un foglio a asciugare, un po' di carta, il latte si buttare tanto è salato. Ecco qua, i nostri due bei filetti di aringa sono pronti. A questo punto è semplicissimo. Ah, molto semplice, per fare i nostri crostini prendete un bel vassoino di portata, prendete il vostro crostino, ci mettete un po' di questa cremina, la rigirate un altro gocciolino semmai, la spalmate bene, un filo, anche un po' di più di un filo, tante fate gli scialoni, sono ceci. Ve ne preparate quante ne dovete dare, io ora ne faccio qualche uno tanto per farvi vedere, comunque tre a testa dovrebbero più che bastare. Poi prendete i vostri filettini di aringa, tagliate delle fettine di mezzo centimetro, così le andate a posizionare due alla volta sul vostro crostino, guardate bellini. A questo punto ci metteremo un pochino di sale, un pochino di pepe, poco proprio sulla ringa, e un filino d'olio. Potete abbellire il piatto con un po' di verde, un po' di prezzemolo, così, e anche se avete un po' di pomodorini, o se io ho i peperoncini, li metto così a decorazione, mi raccomando fateli mangiare con mezzali, perché sennò diventa le bolle, guardate bene. Ho creato un piatto semplice, buono, genuino, che usavano i nostri avi. Io l'ho rimodernizzato leggermente, ma la risorsa è quella.
con questa ricettina facile, 10 minuti, un quarto d'ora la fate. Tempo dovete bollire solo, potete usare anche i ceci belli in scatola, ma di sicuro viene più buona la crema con questi qui, quelli ammollati. Con questa ricettina vi mando un bel bacione a tutti quanti, ci rivediamo alla prossima, grazie, arrivederci.